Buonasera, riprendiamo questa sera la serie delle nostre videoconferenze con un intervento del professor Luigi Fienga, nostro socio. Il professor Fienga è stato ordinario di italiano e latino nel liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo e è stato già relatore presso l'Accademia Petrarca più volte, per cui non ha bisogno di particolari presentazioni perché il pubblico lo conosce abbastanza bene. E questa sera il professor Fienga parlerà dell'eruzione del Vesuvio del 1631. Ricordo che è possibile intervenire con domande o osservazioni alla fine della conferenza, chattando negli appositi spazi di YouTube e di Facebook. E per non togliere ulteriore tempo alla relazione, passo direttamente la parola al professor Fienga, ringraziandolo di avere accettato l'invito a tenere questa videoconferenza e ringraziandolo anche del tema che ha proposto, che credo che sia di particolare interesse. Prego. Buonasera, ringrazio il presidente dell'Accademia, professor Filippo, che a distanza di pochi mesi dalla lettura e commento che feci di un'ode di Orazio in memoria della socia, professoressa Panini, mi ha ridato l'opportunità di presentare un altro mio studio. Saluto intanto i soci e gli amici e in particolare quelli collegati all'ombra del Vesuvio. Tengo a precisare che non sono un geofisico né un vulcanologo. Appartengo per formazione culturale a tutt'altri studi, a quelli dell'umanesimo e della filologia classica. Pertanto il mio lavoro verte solo su aspetti storico-documentali. Inoltre, in questa sede, per ragioni di tempo, mi limiterò a svolgere solo nelle linee essenziali l'argomento trattato. Ora, dopo circa 4 secoli, suonerebbe strano che ci dovessimo ancora occupare della grande eruzione vesuviana del 1631, cominciata tra la notte del 15 e il 16 dicembre, visto anche il grandissimo numero di memorie, cronache, lettere, relazioni pubblicate su questa catastrofe già all'indomani dell'esplosione. In verità, ancora oggi, nuovi documenti e nuove testimonianze di chi quell'esplosione l'aveva vissuta in prima persona vengono alla luce e concorrono non solo a diffondere con le loro cronache la conoscenza di quel tragico evento naturale, ma a rendere anche meno foschi tanti aspetti della cultura di quel tempo, con le sue certezze e con le sue credenze. Questo studio ha pertanto lo scopo di ripercorrere quei luttuosi momenti, presentando alcuni documenti inediti dell'epoca e di rileggere in sintesi la descrizione drammatica di quei giorni in un raro trattato, fra quei pochi composti in un italiano di intelligibile lettura, il quale, oltre a contenere dati importanti per la conoscenza dell'eruzione del 1631, descritti dall'autore testimone oculare di quella catastrofe, riveste anche un interesse per la storia delle teorie scientifiche ed invita a una riflessione sulla pericolosità del vulcano e al contempo presenta una pagina di storia non solo del Vesuvio, ma anche di un'umanità che non ha mai accettato di subire i fenomeni della natura senza cercare di comprenderli.
questa eruzione, per importanza, è la terza avvenuta in epoca storica, dopo quella del 79 d.C. che distrusse Herculano, Plontis, Pompei e Stabia, e quella del 472, descritta da alcuni autori tardoantichi e rimasta famosa nella storiografia bizantina perché le sue ceneri, spinte dai venti di nord-est, giunsero fino in Asia Minore e spaventando gli ignari cittadini di Costantinopoli. Comunque, molte altre eruzioni del Vesuvio con effetti meno disastrosi sono storicamente attestate, ma l'eruzione del 1631 ha una prerogativa, diciamo, vantaggiosa di risultare assai meglio descritta delle due precedenti, sia per la quantità e sia per la qualità delle fonti di informazioni disponibili. Ed è l'unica tra le altre 48 eruzioni fino all'ultima del 1944 che viene presa come prototipo del prossimo risveglio del vulcano. Ora, prima della terribile eruzione del 79 d.C., così ben descritta da Plinio il Giovane, non si aveva né memoria né esperienza della natura vulcanica del Vesuvio. Geologicamente un vulcano giovane nato nell'era pleistocenica, caratterizzata anche dalla comparsa sicura dell'uomo. Peraltro, se si considera che è situato in un'area abitata sin dagli albori della civiltà, la storia documentata o tramandata oralmente copre soltanto una parte molto ridotta della sua attività. E quindi i metodi e i dati usati nella ricostruzione della storia eruttiva del Somma Vesuvio sono quindi necessariamente diversi in funzione della presenza e dell'attendibilità di documentazione diretta. E in ogni caso, tre periodi storici possono essere distinti. Ora, il più antico e più lungo di tali periodi è quello che precede la famosa eruzione del 79 d.C., che distrusse Pompei e le città vicine. Naturalmente la ricostruzione dell'attività deve essere basata esclusivamente su dati di tipo geologico. E questo primo incontro documentabile tra l'uomo e il vulcano risale all'eruzione nota come delle Pomici di Avellino, che avvenne intorno all'anno 1775 avanti Cristo, quando il vulcano annientò gli insediamenti locali dell'età del bronzo antico e i pochi che scamparono lasciarono delle impronte nella cenere calda, tuttora visibili mentre fuggivano in direzione nord. Infatti, a una frazione di Nola, Croce del Papa, sono state trovate delle impronte umane di popolazioni in fuga sui surges piroclastici, cioè su colate di gas contenenti fango e cenere con velocità di uragano. E poi, a San Paolo Belsito, nei pressi della città di Nola, sotto le pomici di quell'eruzione vulcanica, così antica e molto più devastante di quella di Pompei, gli archeologi nel 1995 hanno trovato gli scheletri relativamente ben conservati di due individui adulti, un uomo e una donna, morti poche ore dopo l'inizio
dell'esplosione. La loro posizione riversa su un lato, ambedue le mani poste aperte a protezione del viso per ripararsi dalle pomici grigie lanciate con estrema violenza, indica il momento drammatico dell'eruzione. Ora, questi ritrovamenti hanno permesso di riscrivere la storia del vulcano fino ad allora, perché fino ad allora si credeva che l'eruzione più violenta del Vesuvio fosse stata quella di Pompei. E lo studio seguito al ritrovamento, pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, ha individuato un evento ben più grave accaduto nell'età del bronzo antico, l'eruzione delle cosiddette pomici di Avellino. Ora, gli studiosi inoltre hanno previsto come un'eruzione di analoga potenza potrebbe rappresentare un rischio a 360 gradi per tutta l'area attorno al vulcano. Il risultato quindi che emerge dallo studio è che lo scenario peggiore possibile di un'eruzione del Vesuvio non si limita solo a Pompei o alla fascia costiera a sud di Napoli, come nel 79 d.C. Ora, il secondo periodo storico, compreso tra il 79 e il 1631, è disponibile una documentazione disomogenea, largamente incompleta, spesso di problematica interpretazione, e i dati storici e cronachistici devono essere controllati ed integrati spesso con dati stratigrafici. E per quanto concerne la cronologia attestata dalla storiografia ufficiale, dopo la prima importante eruzione del 79 d.C., il secondo grande incendio dalla storiografia ufficiale si ebbe nell'anno 202, avvenuto nel decimo anno dell'impero di Settimio Severo, stando a quello che scrive lo storico Dione Cassio, il quale dice che sul Vesuvio un fuoco enorme bruciava e c'erano boati tanto potenti da essere sentiti sino a Capua, dove scrive, dove io vivo quando vengo in Italia. Quindi è una testimonianza indiretta, ma vado avanti, se volete ci torniamo dopo. Ora, nel 472, la terza eruzione della quale si ha notizia certa e viene ricordata nel suo Chronicon, che è dell'anno 527, da Marcellino Comes, il quale scrive: nel 472 d.C., sotto il consolato di Marciano e Festo, il Vesuvio, arso monte della Campania, ribollente di fuochi interni, vomitò viscere bruciate, incombendo tenebre notturne durante il giorno. Coprì di sottile polvere o di cenere, naturalmente, tutta la superficie dell'Europa. A Bisanzio, annualmente, ricordano questa terribile polvere il 6 di novembre. Ora, Marcellino Comes scrive il suo Chronicon partendo da Teodosio I, intorno all'anno 379, e arriva fino all'inizio del tempo di Giustiniano, quindi anno 527. Ma non è finito qui, perché nel 536, cioè a distanza di 9 anni, c'è
un intervento di Procopio di Cesarea, che scrive: in quel tempo il Vesuvio prese a mugghiare, senza però entrare in eruzione. Ma dopo che il monte ha emesso un rumore simile a un muggito, per lo più sul poco dopo, scagliare fuori gran quantità di cenere. Quando avviene, sollevasi quella gran altezza, trasportata là dove la spinge il vento. Vien poi a cadere sulla terra a grandissima distanza. Dicesi che una volta andasse a cadere a Bisanzio, con tale spavento di quella gente, che da quel tempo in poi furonvi istituite annue preghiere per placare l'ira divina. Quindi, durante la guerra gotica in Italia, nell'anno 536, Procopio, segretario di Belisario, descrive il Vesuvio. I vulcani evidenziano avere non fenomeni precursori, ma non associati a un'eruzione vera e propria. Il passo che ho letto, in verità, ne ricorda una precedente, quando dice: dicesi che una volta andasse a cadere a Bisanzio, espressione che può riferirsi all'eruzione del 472 ricordato da Marcellino Comes. Il testo di Procopio poi sottolinea fenomeni precursori, un'altra poi esplosiva e deposito di caduti in aria distali. E di tanto in tanto, nei lunghi secoli del Medioevo, gli amanuensi di alcuni monasteri vicini riportano nelle loro cronache notizie dell'incendio del Vesuvio. E solo alcune sono alquanto sicure, come quelle dell'anno 1139. Ora, dopo l'evento del 1139, addirittura fino al 1500, non si hanno altri riscontri su attività vesuviana di un certo rilievo. E una prova è suffragata anche dalla testimonianza oculare di Giovanni Boccaccio, il quale esplicitamente afferma che il vulcano ai suoi tempi non dava segni di attività. E il Boccaccio, che in gioventù fece un lungo soggiorno a Napoli, dall'autunno 1327 fino all'inverno del 1341, frequentando anche la corte angioina, fu testimone oculare della quiescenza del Vesuvio. E in una sua operetta geografica, titolata Dizionario Geografico, dice queste parole: il Vesuvio è monte di campagna, a ogni monte congiunto, da ogni banda di vigne e frutti copioso. Ai tempi di Cesare imperatore, cioè sotto Tito, nel 79, dal mezzo di questo, non senza grandissima paura dei contadini, circa la cima tanto fumo uscì fuori che tutta la regione da quello fu coperta. Oggidì né fumo né fuoco escevi. Ora, il periodo più recente, 1631-1944, è nel complesso ben documentato. La ricostruzione della storia e dei comportamenti eruttivi del vulcano devono essere essenzialmente basati sulla raccolta e l'interpretazione dei dati storici. L'eruzione del 1631 fu la più violenta che sia stata mai registrata in tempi storici, dopo quella del 79 d.C.
alcune migliaia di persone ne furono vittime. Fu in tale occasione che comparvero i primi scrittori che hanno trattato di proposito del Vesuvio. Peraltro, fino a pochi anni prima di quel fenomeno catastrofico, il Vesuvio si presentava alla vista dell'osservatore coperto di vitigni, come aveva già osservato in Boccaccia ai tempi suoi, ma anche da alberi secolari, sin nell'interno del cratere, come afferma uno dei più pregevoli scrittori di questo incendio, Giulio Cesare Raccini, che aveva visitato il Vesuvio nel 1612, cioè esattamente 20 anni prima di scrivere poi il suo trattato su questo incendio, che vedremo dopo. Lui scrive: aveva nella sommità una profonda voragine, larga nella circonferenza poco più di 1 miglio, circondata da un riparo di pietre. Da questo riparo si scendeva per certe torte stradelle, infine al fondo, quasi 1 miglio, a perpendicolo, non accessibile dagli uomini, ma dagli animali per pascolare, essendo vestita per tutto di erbe e di arbori come querce, lecci, carpini, frassini, ginestre. Tale trovai in questo luogo quando 20 anni sono, tirato da certa curiosità, sebbene allora non si ricordavano né incendi né altro accidente, vi ascesi sopra. In ogni caso, lo storico nolano Ambrogio Leone, nella sua opera titolata De Nola, sostiene che nel 1500 ci fu un'eruzione di ceneri. La città di Napoli, che non era stata colpita dalla cenere durante questa eruzione e peraltro non avendo più nessuna ricordanza degli effetti catastrofici e dei lutti che poteva scatenare sulla popolazione Vesuvia, non se ne preoccupava. Nutriva invece ancora vive timore, sia pure molto lontani nel tempo, per quelli ingenerati dall'eruzione che aveva profondamente trasformato un tratto della costa flegrea. Il 29 settembre del 1538 c'era stato l'epilogo di una serie di fenomeni di bradisismo che avevano provocato il sollevamento di una striscia costiera tra Pozzuoli e il lago di Lucreto. L'attività endogena si venne intensificando con numerosi terremoti e con danni ingenti all'abitato di Pozzuoli, mentre nella notte tra il 28 e il 29 ci fu una violenta eruzione a Tripergole, un villaggio presso il lago di Lucreto. Il materiale emesso fu tanto copioso che il giorno 30 settembre, cioè il giorno dopo, si era formata una collina, detta in seguito e ancora oggi, Monte Nuovo. Fu un avvenimento pauroso, ricordato con terrore dai cronisti, anche perché provocò molti morti. Ora, ritornando all'attività del vulcano nel 1500, quella eruzione, essendo stata di sola cenere, poteva benissimo non essere stata avvertita a Napoli, mentre Nola ne veniva coperta. E ciò è facile immaginare. Infatti, quando si consideri che anche nella grande eruzione del 1631, mentre Napoli fu quasi non toccata dalle piogge di cenere,
A Noli invece ci furono danni e incendi su abitazioni private e su istituti religiosi per la gran quantità di cenere che fece collassare i tetti. Ora, i prodotti vulcanici sono ordinariamente lanciati in aria in senso verticale ed è il vento che li dirige e sparge verso questa o quella parte. Così, se nell'eruzione del 1500, descritta da Ambrogio Leone, spiravano venti di ponente, Nola fu sorpreso dalla pioggia di cenere, mentre Napoli non si accorse di questo fenomeno. Poi più nulla, fino al 1631. Erano passati quasi 500 anni dall'ultimo evento di un certo rilievo, come ho detto in precedenza. Nella primavera del 1139, infatti, le contemporanee produzioni cronachistiche dei tre monasteri di Cassino, di Cava dei Tirreni e di Benevento avevano registrato nei loro annali una spettacolare eruzione esplosiva. In seguito, il vulcano non aveva dato più evidenti segni di attività. Ora, il Vesuvio, per la grande messa di scritti che vennero pubblicati dopo la grande eruzione del 16 dicembre 1631, entrò nella storia e nella memoria della popolazione di tutta l'Europa. Infatti, all'indomani della spaventosa eruzione, cominciarono ad avere una notevole diffusione a stampa opuscoli, fogli volanti, relazioni, trattati, lettere, epigrafi, avvisi da Napoli, da Roma, da Venezia concernenti l'evento. E accanto a questi filoni venivano pubblicati anche trattati a carattere religioso, inneggiando al miracolo di San Gennaro, come quello di Francesco Bernaudo, ed anche opere teatrali d'occasione come quelle di Antonio Ielmo, oppure sonetti come quelli di Giambattista Basile, che fu testimone del terribile evento e morì due mesi dopo l'eruzione del Vesuvio a Giuliano, provincia di Napoli, il 23 febbraio del 1632. Infatti nell'inverno 1631-32, Napoli e i paesi vesuviani furono investiti da un'epidemia respiratoria causata dalla sottile polvere dell'eruzione, dalla quale lui stesso, l'artista, il poeta e il letterato, ne venne contagiato e morì. E ancora, Pompeo Tarnelli, che nel 1674 pubblicò la prima edizione completa del Cunto degli Cunti di Giovan Battista Basile, con il titolo più fortunato di Pentamerone, volle provare un decennio più tardi, nel 1684, a pubblicare una sua raccolta di fiamme dal titolo Pusilichiata, e nella terza fiaba parla di Vesuvio, un giovanotto innamorato di una nobildonna, e quest'amore era corrisposto ma contrastato dalle rispettive famiglie. Ora, tutto il mondo civile ed accademico europeo si interessò a questo fenomeno catastrofico che diventò in breve un vero e grande successo editoriale che non ebbe uguali nel napoletano. A sei mesi dall'eruzione si potevano già annoverare una sessantina di opere pubblicate in merito a quell'evento doloroso. E in uno studio di fine Ottocento che ho consultato, ne vengono elencate la bellezza di 232 pubblicazioni.
e accanto agli scrittori napoletani ed italiani presenti a Napoli al momento dell'evento, contribuirono ad illustrare quell'eruzione, scritti che videro la luce a Madrid, a Parigi, a Lione, a Leida, ad Augusta, a Berlino, a Cracovia. E infine, numerosi pittori stranieri venuti a Napoli inaugurarono quel genere di vedutismo pittoresco centrato sul tema del Vesuvio in fiamme. Ora, nell'iconografia di Napoli, fino a quella data, il monumento simbolo della città era Castel Sant'Elmo, come primeggia nella famosa tavola Strozzi nel Museo di San Martino. E la veduta tradizionale escludeva completamente il Somma Vesuvio. Dopo la grande eruzione del 1631 e fino ad oggi, il vulcano diventa il simbolo stesso della città. Questa eruzione per importanza, la terza avvenuta in epoca storica, dopo quelle del 79 e del 472, e per ripercorrere la cronaca di quel micidiale evento, tralasciando i numerosi, come ho detto, opuscoli, fogli volanti, relazioni, trattati, lettere e avvisi che vennero pubblicati tra il 1632 e il 1634, quella di Giulio Cesare Braccini resta accessibile fra quelle scritte in italiano per piacevole lettura, non solo per l'uso della lingua, ma anche per i particolari descritti. Inoltre, presento accanto due testimonianze inedite, conservate tra i miei libri, di chi quell'esplosione l'aveva vissuta in prima persona. Esse concorrono a diffondere la conoscenza di quel tragico evento naturale, anche se solo dalla loro personale prospettiva. La prima testimonianza dall'entroterra, cioè da Nola, e l'altra dalla Marina, cioè da Torre del Greco. La prima si trova nell'autobiografia di un certo Alonso de Contreras, capitano spagnolo di stanza a Nola al momento dell'eruzione. E la seconda testimonianza è nel libro di memoria di Ovidio Forino, dottore in legge e sindaco universale nel 1657 di Nocera dei Pagani, che nel suo rientro da Napoli a Torre del Greco si trovò nel bel mezzo della catastrofe. Intanto, per quanto concerne i Braccini che ho citato prima, dottore in legge, poi ecclesiastico e abate, fu nominato dal Papa Urbano VIII protonotario apostolico e tra il 1629 e il 32 si trovava appunto a Napoli. È tipico rappresentante della cultura di quel periodo, come intellettuale, per quello che ho potuto ricavarne, pubblicista, anche intervenne in varie questioni di ordine politico con brevi trattati, e sull'evento del Vesuvio il Braccini pubblicò due testi: una lettera al cardinale Girolamo Colonna, diffusa subito dopo l'eruzione con tre edizioni in pochi giorni, e la relazione a stampa nel settembre del 1632. Il trattato dei Braccini, pur nei limiti del suo quadro culturale, è da considerare come un testo autorevole per conoscere l'eruzione del 16 dicembre 1631. Il suo svolgimento, la sua cronologia e i devastanti effetti nei paesi vesuviani. Della sua relazione vengono presi qui solo i tratti salienti delle tragiche giornate, dei catastrofici danni dell'eruzione. Lascia nella forma originale di quel determinato momento le espressioni che descrivono il fenomeno.
mentre normalizzo, correggo i testi dove l'esposizione presenta termini ormai desueti. E a dicembre comincia la fase pre-eruttiva, con alcuni terremoti avvertiti nell'area vesuviana e un progressivo sollevamento del fondo craterico che pochi giorni prima dell'eruzione ne raggiunse l'orlo. E il Braccini scrive: venendo alla narrazione del caso presente, il quale per i funesti vestigi e per le deplorabili memorie che in più luoghi ha lassato, viverà perpetuamente nella memoria dei posteri. Raccontano i torresi e gli abitatori già di Massa, di Somma, di Pollena, di San Bastiano, che infin dalle 10 di dicembre cominciarono a sentir rumoreggiare nella montagna, che malamente potevano la notte dormire. E più avanti scrive: racconta una persona degna di fede da Ottaiano che un mese avanti, essendo salito sopra il monte dove era la bocca della voragine, vi calò dentro e tornatosi 15 giorni dopo trovò che la terra si era alzata tanto da senza calare si passò da una banda all'altra per tutto. Il 15 dicembre 1631, lunedì, i terremoti cominciarono ad avvertirsi anche a Napoli e nella notte andarono intensificandosi in numero ed energia eruttiva in concomitanza con la formazione di fratture sulle pareti del Gran Cono. E all'alba del 16 dicembre, martedì, cominciò l'eruzione. Una tremenda esplosione provocò una gigantesca nuvola, cioè la colonna eruttiva connettiva, che spinta dall'elevata pressione interna del vulcano raggiunse 13 chilometri di altezza. E così il Braccini descrive il fenomeno. In Napoli cominciò ad osservarsi sopra la montagna una densa e straordinaria nuvola, la quale da principio sembrava appunto un altissimo e fronduto pino. Ed eccoti che verso le ore 13 crebbero tanti vapori e le esalazioni che dalla voragine uscivano che lo oscurò quasi affatto e l'aria stessa si fe nera e caliginosa. Tutto quello però che infine a quell'ora qui si vedeva di spaventevole, cioè lui è a Napoli, e formidabile, e nella torre del Greco e dell'Annunziata in quel giorno si pativa e ho perso il segno si pativa fu nulla a comparazione di quanto dall'altra parte della montagna e nelle parti anche più lontano succedeva. Infatti più giù dice, le ceneri e l'arena si dilatarono ed in sì gran quantità che camminandosi per la via di Puglia, infine ad Ariano, si alzò in alcuni luoghi più di 22 palmi. In Lucera, di Puglia, in Foggia e poi in Barletta, in Bari, in Lecce, in Otranto. E laddove in Napoli non si vide avanti le ore 18,
e molto poca, in Costantinopoli, dove pure anche questa volta arrivò, e poi in Cattaro, nelle bocche di Cattaro e suo territorio, ed in Ragusa, avendo qui cominciato a cadere verso le ore 23, con grandissima oscurità e lampi, era come terra incenerita. Ora io sintetizzo perché altrimenti. Ora, verso le 10 del mattino di mercoledì 17 dicembre, ceneri e pesanti blocchi di scoria iniziarono a cadere intorno al vulcano, fino ad alcuni chilometri di distanza in prevalenza nei settori nord e nord-est del Somma Vesuvio. E il giorno 18 dicembre, giovedì, si passò così ad una alternanza di colonna sostenuta e colonna collassante, che scendendo velocemente lungo le pendici del vulcano generò colate piroclastiche che distrussero vegetazioni, manufatti e provocando molte vittime tra la popolazione. Venerdì 19 dicembre iniziarono ad arrivare i primi soccorsi e il sabato, ormai 20 dicembre, il Braccino scrive: in quanto all'incendio non vi fu novità, ma il timore in tutti aveva preso tanto polso che a nessuno pareva di essere sicuro. Da poi in qua in Napoli non abbiamo avuto altro di nuovo degno di riferirsi in questo genere. Passo ora a presentare la prima delle due testimonianze inedite, che è quella del capitano Alonso de Contreras, un soldato intrigante, giramondo, avventuriero, che nella sua autobiografia scrive che, nominato capo di una compagnia di fanteria spagnola, venne inviato dal viceré conte di Monterrey all'inizio del mese di dicembre del 1631 a comandare la guarnigione di stanza nella città di Nola. E dice: sul più bello che io me ne stavo là, una mattina di martedì 16 dicembre si vide un gran pennacchio di fumo sulla montagna di Somma, che altri chiamano Vesuvio. E cominciò a tonare e a piovere cenere. Avverto che Nola è situata quasi sotto il monte, a meno di 4 miglia, e quindi si ebbero quella notte violente scosse di terremoto che fecero crollare 37 case. Al fuoco e alle ceneri che non cessavano di piovere si aggiunse anche l'acqua, perché cominciò a precipitare dalla montagna un torrente così impetuoso che solo il rumore infondeva terrore. Ora, la seconda testimonianza è quella di Ovidio Forino, dottore in legge e sindaco universale, poi nel 1656 di Nocera dei Bacani, in provincia di Salerno. Lui scrive: ai 16 dicembre 1631, martedì, sboccò il monte di Somma, il Vesuvio, quale principiò con cavar fuori un fumo denso che aveva figura di un pino. Io posso scrivere detto fatto, essendomi ritrovato in Napoli con Pietro Forino, mio zio, il quale volle portarmi con esso per vedere Napoli, e volendo ritornare in Nocera, che fu lo stesso giorno che sortì detto incendio, posti in carrozza. Quando eravamo giunti a Portici,
furono tante delle genti che fuggivano in Napoli dalla Torre del Greco e da altri parti con vicine, ed esortandoci al ritorno in Napoli fu tanto il desiderio di venire in casa che licenziata la carrozza per vedere se a piedi o a cavallo si fosse potuto passare. E il giorno dopo, in una barca, ci imbarcammo per Castellammare e dalla mattina che partimmo, stettimo fino alle 2 di notte a giungere in Castellammare. Ed in questo vidi bruciare la Torre del Greco. Riporto ora un breve ragguaglio dei danni e delle vittime. Le contrade, per esempio, di Resina, di San Giorgio, di Torre del Greco, di Torre dell'Annunziata, di Bosco, di Mazza, di Trocchia, furono semidistrutte. Ecco il quadro che ne ho letto in Gian Bernardino Giuliani. Il trattato del Giuliani si colloca, come quello del Braccini, nella produzione in lingua italiana dei testimoni dell'eruzione del Vesuvio. Le vittime accertate in quest'area furono 3.000, e molto in quest'area che ho citato, molto di più furono gli animali uccisi dai torrenti di lava. Sul versante opposto la distruzione fu quasi totale. Gravissimi danni subirono Ottaviano, Somma Vesuviana, Nola e Sarno. E a proposito di Nola, io ho uno studio di Felice Marciano e del dottor Angelo Andrea Casale, mio amico e segretario dell'Associazione Internazionale Amici di Pompei, il quale pubblicarono un documento a proposito di Sarno, della città di Sarno, di un notaio che scrisse una relazione su questo gravissimo avvenimento. E poi a Ottaviano i morti furono circa 1.000, complessivamente a causa della cenere, per la lava e per le inondazioni di fango, e complessivamente le vittime furono 4.000, circa 3.000 capi di bestiame che vennero uccisi, i senza tetto scappati verso Napoli furono 44.000. E il viceré Manuele de Acevedo y Giunica, conte di Monterrey, il 16 dicembre ebbe l'incombenza di dover far fronte alla tremenda eruzione del Vesuvio, che causò molti lutti e danneggiò fortemente l'economia di buona parte del regno. I danni assommarono a vari milioni di ducati d'oro, un ammonimento drammatico ed incalzante contiene l'epigrafe che il viceré, conte di Monterrey, dettò nel 1632 all'indomani dell'eruzione e fece murare sulla facciata del palazzo del principe di Bagnara a Portici, dove ancora si trova, e è inciso sul marmo: posteri, posteri, bestra et sagitur advertite, arsit besevus, immane semper clade, esitantium, eccetera. Io traduco direttamente le parti essenziali per motivi di tempo. E dice: posteri, posteri, si tratta di voi, ascoltate 20 volte. Se la storia dice il vero, il Vesuvio si accese sempre con immane dominio di quelli che hanno esitato. Vi ammonisco dunque, perché non vi trovi perplessi, presto o tardi prende fuoco, fuggi finché è tempo, se ti raggiunge è fatta, sei morto. Se dunque hai senno, ascolta la voce di questa lapide, non ti curare del focolare, non curarti dei fagotti,
fuggi senza indugio. Nell'anno di salute 1631, sotto il regno di Filippo IV, Emanuele Fonseca e Zunico, conte di Monterrey, viceré. Ora, l'epigrafe si rivolge in forma colloquiale alle generazioni future, ai posteri, esortandoli a scappare ai primi segnali che il Vesuvio darà, anche solo quelli superficiali, di scodimento, di fumi, di tuoni. Le parole del viceré, tuttavia, sono rimaste inascoltate. Mai nessuno ha lasciato Napoli o abbandonato la zona vesuviana, temendo gli eventuali disastri del Vesuvio. Il vulcano dal 1631 fino al 1944 ha continuato a fare danni e morti nel corso delle sue 49 eruzioni ufficialmente accertate. Il Vesuvio è considerato dagli esperti uno dei vulcani a maggior rischio. Tutto il mondo scientifico è preoccupato e lancia allarmi, non solo per il Vesuvio, ma anche per gli altri due vulcani del Napoletano, cioè per i Campi Flegrei e per l'Epomeo nell'isola di Ischia. Intorno al Vesuvio vivono, compresa la città di Napoli, circa 3 milioni di persone. Nei secoli non è cambiato niente. I patri hanno abitato lungo i suoi fianchi e per generazioni hanno sfidato le bizze che il vulcano di tanto in tanto ha continuato a fare. Le persone che oggi risiedono nella superpopolosa cittadina della dichiarata dalla protezione civile zona rossa, cioè la fascia marittima che va dalla periferia sud di Napoli fino a Castellammare di Stabia, con una popolazione residente di oltre 670.000 persone più, con primati di ingordi per flusso di traffico, fatalisticamente ignorano di vivere sotto la minacciosa prossimità del Vesuvio. Anzi, con spirito romantico, ogni giorno ne ammirano il bellissimo profilo e ne restano affascinata dalle sue due cime, come se lo osservassero per la prima volta. Grazie. Grazie, professor Fienga, di questa ampia illustrazione della pubblicistica, prima un po' della storia delle eruzioni del Vesuvio e poi della pubblicistica, soprattutto seicentesca, appunto, relativa all'evento del 1631. Una cosa molto interessante, credo molto poco conosciuta al di fuori di una cerchia abbastanza ristretta di studiosi. Quindi, se ci sono delle domande, questo è il momento di farle attraverso la chat. Per ora non ne vedo. E così l'appello, questo ultimo appello, sostanzialmente è un appello a prendere qualche provvedimento, ma in un momento, cioè in una situazione come quella che ormai si è venuta a cristallizzare, che si può fare? Ben poco, credo. Questo lo chiedo al relatore. No, scusa, no, non ti ho seguito. No, voglio dire, cosa si potrebbe fare per quantomeno abbassare il livello? Sai come si dice dalle mie parti? Hanno morì, devono morire. Ti spiego perché. Perché quelli ultimi che ho citato di 670.000 che vivono a sud, sì, di Napoli fino a Castellammare di Stabia, è una situazione che non si vedono ripieghi.
o altro. E quindi dove scappano? Ci sono solo due strade, l'autostrada A3, la Napoli-Salerno, e in parallelo c'è la statale 18 che da Napoli mena fino a Reggio Calabria. Intasatissima, come si capisce, e quindi dove vanno? Poi oltretutto, io non ho voluto allungare la critica, ma la Protezione Civile ha fatto un piano di evacuazione che è ridicolo a parer mio, perché ha detto che i 25-26 comuni che stanno tra Napoli Sud e Castellammare di Stabia, ogni comune dovrà prendere o nave o treno o autobus per essere trasferiti in alcune regioni d'Italia. Come faranno? Come faranno a scendere dal settimo piano con i materassi e tutto, che anche il viceré aveva detto non ti preoccupare dei fagotti all'epoca, e ora sono così, non si va da nessuna parte. Io spero che non scoppi, ma ahimè, non si rendono manco conto perché non ci pensano, oppure se ci pensano fanno finta di non pensarci. Ecco. Dunque, non ci sono domande, mi sembra. No, ci sono solo. Tanto saluti. Non c'è possibilità. E gli studiosi sono molto preoccupati, ma non solamente per il Vesuvio, ma anche per i Campi Flegrei, che sono un po' in movimento in questi tempi, ma soprattutto per il dimenticato Epomeo nell'isola di Ischia. Oltretutto è molto imbarazzante, perché lì vorrei sapere come fanno a venire fuori dall'isola. Ecco, lì a Ischia, cioè, di che si tratta esattamente? È un vulcano, cioè una. Sì, è il Monte Epomeo, ma è un vulcano È che proprio. non viene avanti, adesso dorme dal 1300, all'inizio del 300 addirittura. Però non si sa, anche perché questo ultimo terremoto che c'è stato 3 o 4 anni fa, che sono crollate alcune abitazioni abusive, non so se ricordi, ecco. Io credo che sia dovuto a qualche buona scossa di terremoto dell'Epomeo, al di là di tutto. Ecco. Sì, io faccio, ecco, c'è una Sì, domanda del di Romano Conti. dottor Conti. Sì. Se il maremoto a cui assiste il Petrarca fu collegato a un episodio vulcanico. Sì. Allora, il secondo viaggio del Petrarca a Napoli nel 1343, assisté a un episodio un po' particolare, perché non so se sia il vulcano, l'avrebbe citato se fosse stato il vulcano, ma c'è stato prima una forte scossa di terremoto e subito dopo c'è stato il maremoto, ecco. Distrusse tutte le navi nel porto, peraltro. Sì, certo, sono fenomeni collegati, sicuramente. No, sto dicendo una cosa che è abbastanza banale per chi conosce il territorio, naturalmente. Ecco, forse al di fuori appunto di chi conosce il territorio per esserci nato, per averci soggiornato, non si ha una conoscenza o anche una percezione particolare della morfologia del territorio intorno a Napoli. E è una cosa che lo dico perché l'ho scoperta io grazie a Google Maps. Quando si parla dei Campi Flegrei, chi non conosce bene la situazione non se l'immagina. Allora, andando su Google Maps e vedendo la cartina, è impressionante. Sono tutti coni vulcanici. Tutti i coni, cioè una cosa che uno pensa al Vesuvio e non pensa altro. In realtà è proprio una zona vasta che è tutta,
coni vulcanici, a parte poi i fenomeni lì di bradisismo, di Baia, eccetera. Cioè, è un territorio che è sempre stato in movimento e in assestamento, quindi vulcani, terremoti, bradisismo, troppe così, sì. Ma è veramente impressionante vedere su Google Maps, ora mi scuso con gli amici campani perché sto dicendo una cosa, però appunto chi non Ovvio. conosce bene è ovvia, però ecco, questo per dire che gli strumenti di conoscenza attuali, appunto grazie alla tecnologia del web, consentono anche di rendersi conto meglio di realtà che normalmente appunto sono poco o per nulla conosciute. Ci sono molte congratulazioni e saluti, però non ci sono altre domande, per cui io, ecco, se non ce ne sono altre, chiuderei la trasmissione ringraziando il professor Pienga di Grazie a questa voi. ulteriore bella relazione e dando appuntamento alla prossima videoconferenza che non è programmata perché l'Accademia Petrarca sta ormai riprendendo i ritmi e le modalità consuete con le conferenze in presenza. Comunque, quando c'è occasione, quando ci sono richieste esplicite, come nel caso attuale, di utilizzare questo strumento, lo facciamo molto volentieri. Quindi, intanto ringrazio di nuovo il professor Fienga, ringrazio tutti coloro che hanno assistito e sono intervenuti alla videoconferenza e auguro a tutti, se non ci rivediamo in video, una buona estate. Grazie. Grazie.